La mostra sulla Vespucci si iscrive appunto in quella linea di politica culturale che stiamo cercando di perseguire, ovvero è quello di prendere tutti quegli elementi che portano la città a un rapporto col resto del mondo, insomma. Quindi l'abbiamo fatto con Modigliani, l'abbiamo fatto col Festival Mascagni. La Vespucci, che è la nave scuola dell'Accademia Navale della Marina Militare, che è l'Accademia appunto di Livorno, è un altro di questi elementi che mette la città in rapporto col mare, col resto del mondo. Quindi ci è piaciuto che il museo di città restituisse qualcosa della bellezza straordinaria di questa nave. Abbastanza casuale durante una telefonata fra me e Maki Galimberti. Io e Maki abbiamo lavorato un lungo tempo insieme per Vanity Fair, io come giornalista e lui come fotografo. Ci siamo sentiti un giorno e lui, per un progetto personale, cercava volti non celebri, perché lui è abituato a fotografare soltanto celebrità. È stato naturale per me proporre gli ufficiali, perché sono belli, perché sono giovani, perché sono fotogenici, hanno delle belle divise, sono forse anche un po' inconsapevoli, cioè soggetti autentici. Il progetto è nato così. Successivamente è stato imbarcato Massimo Sestini, perché è un po', diciamo, il fotografo naturale, il fotografo che ha fotografato i Vespucci da angoli inediti, che ha con i Vespucci un rapporto, diciamo, personale, direi quasi intimo. E diciamo che il suo intervento è stato indispensabile al successo di questa mostra, che è un mix sapiente di immagini, di personaggi e della nave. Dunque i due interagiscono fra loro, dando a questa mostra un dinamismo e una energia inedita. Io sono un velista, amante della vela. Stare sulla nave più bella del mondo e poterla fotografare da sotto, da sopra, da sotto l'acqua, dalla testa dell'albero alto a decine di metri o dai bonpressi mi ha dato questa grande emozione. Sì, fotografarla in velata che naviga col vento e che gonfia le vele è una situazione che non accade tutti i giorni, e poter essere contemporaneamente in mezzo al mare e fotografarla dall'acqua, quindi vederla veleggiare in mezzo alle onde e essere io immerso con una custodia subacquea per poter fotografare le onde in primo piano che frangono sul domo del mio obiettivo. Praticamente questo scatto è fatto di notte, ci sono le stelle, tutta la volta stellata, ma tra il movimento sussultorio e ondulatorio della nave che si sta muovendo si è creato con una lunga esposizione questo movimento delle stelle, che non a caso è una V di Vespucci. Allora, ti devo dire la verità, io sono un professionista della fotografia che lavora quasi esclusivamente su incarico. Ho sviluppato una capacità di fare quello che mi chiedono, ti garantisco, eccezionale. Riesco sempre a tornare con l'osso in bocca. Questa volta l'idea di fotografare l'equipaggio della Vespucci è stata una mia idea, e allora ho voluto trovarmi, per riuscire ad accontentare il peggior cliente che uno possa avere, che è se stesso, la possibilità di sbagliare il meno possibile.